La dura legge del gol e soprattutto dell'ex condanna la Nissa alla sconfitta contro il Profavara. Partita condizionata dal forte vento e il primo tempo si blocca con delle bagarre a centrocampo senza che le due squadre si facciano del male. Nella ripresa, gli uomini di Alessio Sferrazza cercano di comprimere la squadra favarese nella propria metà campo, avendo molte occasioni, soprattutto con Esposito, che sulla fascia destra rimane sempre il più attivo dei biancoscudati. E con Morales che sembra avere una marcia in più dei suoi compagni, ma manca sempre il passaggio filtrante. Quando tutto sembra portare al pareggio finale, ecco che la maledizione dei minuti finali come contro l'Akragas riappare. Cross dalla destra di Lapiana ed ecco spuntare Mattia Retucci, che infila dietro la porta di D'Amico, che gela il Tomaselli e proietta il Profavara sempre più in alto. Alla Nissa rimane l'amaro in bocca e i playoff si allontanano sempre di più. Eccellenza, Girone A, i risultati della 20ª giornata. Resuttana, Nuova Città di Gela 2-1. Casteldaccia Parmonval 2-1. Don Carlo Misilmeri, Cus Palermo 8-0. Leonfortese Castellammare 3-0. Mazara Mazzarese 0-0. Oratorio San Ciro e Giorgio Akragas 1-0. Sciacca Enna 1-1. Nissa Profavara 0-1. La classifica. Enna 48, Akragas 46, Profavara 42, Don Carlo Misilmeri 40, Mazara e Sciacca 34, Mazzarese 32, Casteldaccia 28, Nissa 25, Leonfortese 23, Oratorio San Ciro e Giorgio 22, Resuttana e Castellammare 17, Nuova Città di Gela 13, Cus Palermo 11 chiude la Parmonval a 8. Sicuramente resta l'amaro in bocca dopo aver espresso questo tipo di partita contro un Profavara terzo in classifica. Penso che li abbiamo messi sotto dal primo al 90esimo. Poi è normale che concediamo qualcosina e in quelle concessioni che noi andiamo a fare prendiamo pure il gol e poi diventa durissima. È veramente un peccato perché i ragazzi hanno dato l'anima. Sono andato nello spogliatoio facendogli i complimenti perché non potevo fare altro, hanno sudato la maglia, si sono impegnati, l'unica cosa che non è venuta è il risultato, ma poi per il resto sono veramente soddisfatto per il gioco espresso. Manca magari un po' di cattiveria in più, un po' di cinismo in più che sottoporta non guasta mai, perché con 8, 10, 12 palle gol è inammissibile non mettere la palla in rete e questa è una cosa che dobbiamo migliorare. Sinceramente dico, è vero che la Nissa ci ha messo un po' in difficoltà, però dire che ci ha messo 90 minuti in area di rigore, non, ha avuto sicuramente le sue occasioni, però anche noi abbiamo avuto tre situazioni, quattro che non siamo riusciti a sbloccare, poi alla fine magari al 92esimo con un pizzico di fortuna siamo stati anche bravi a sfruttare l'occasione che ci siamo creati. E sapevamo che era una partita difficile, una partita che c'era da soffrire. L'abbiamo fatto, dico, l'abbiamo fatto anche abbastanza bene perché ricordo anche che avevamo cinque assenze importanti, però devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente una grandissima prestazione sotto l'aspetto dell'impegno, del sacrificio e poi alla fine siamo stati premiati noi. Nulla togliere alla Nissa perché sicuramente ha fatto un'ottima partita, magari il risultato li penalizza un po' perché sinceramente forse non meritavano neanche di perdere, però il calcio è così. La legge non scritta è gol dell'ex, se non sbaglio, quindi diciamo che mi pesava sulle spalle perché ci tenevo a fare bene, ma non tanto per la questione ex, ma più che altro perché la squadra aveva bisogno di me, che diciamo sono arrivato qua nel mercato di gennaio, non ho avuto modo di incidere. In questa settimana, tra squalificati e infortunati, mister mi ha chiamato in causa, io ci tenevo, stavo lavorando per questo e sbloccare una partita come quella di oggi, che era molto difficile, che abbiamo sofferto molto, diciamo che è un premio in più, un premio per il lavoro fatto in settimana. Da quando sono arrivato qua a Favara, ho parlato col direttore per quanto riguarda l'obiettivo, sono arrivato a dicembre e il direttore mi ha detto pensiamo partita dopo partita a fare il meglio possibile, non, senza rammarico, senza lasciare punti per strada, che il cammino delle altre ci interessa fino a un certo punto, a noi interessa far bene e poi quello che viene, viene. Di sicuro non vogliamo rimpianti.